l'onorevole Filippo Scerre e l'onorevole Paolo Ficarra Lentini per dire no alla discarica di Contratermici. Sì, sono delle tematiche ambientali che sappiamo il Movimento 5 Stelle ha molto a cuore. Quando si tratta di un territorio come quello di Lentini, che è stato praticamente devastato da delle scelte politiche che sono abbastanza discutibili, diciamo così, noi siamo presenti in prima linea, siamo presenti e vogliamo parlare con i cittadini. Ovviamente è un problema che ha una risoluzione molto difficile, quindi dobbiamo capire se dal punto di vista della regione ci sono possibilità. Dal punto di vista nazionale, come si sa, abbiamo poche carte da giocare. Io ho interloquito col Ministero dell'Ambiente, ma come si sa le autorizzazioni e le sentenze della magistratura, del CGA in particolare, sono abbastanza nette, quindi dal nostro punto di vista possiamo fare quella pressione politica e chiediamo al Presidente Musumeci di dare quelle risposte relativamente a delle scelte che sono state fatte in passato, quelle risposte che lui ha detto ultimamente che vorrebbe dare, quindi ci danno delle indagini, vediamo quello che succede. Grazie. Una presenza per dire no? Una presenza sicuramente per dire no, perché in generale, almeno nel Movimento 5 Stelle, siamo sempre stati contrari a questo ciclo dei rifiuti che deve per forza concludersi o nell'incenerire oppure nel buttare in un buco della nostra terra i nostri rifiuti. Il ciclo dei rifiuti deve essere un ciclo virtuoso. Questa purtroppo è una questione che riguarda anche autorizzazioni negli anni scorsi della Regione, una sentenza del CGA e quindi c'è una sentenza ovviamente del Tribunale Amministrativo, il secondo grado del Tribunale Amministrativo Siciliano. Vediamo adesso, Musumeci ha annunciato con un post su Facebook pochi minuti fa di voler avviare un'istruttoria dei propri uffici, del proprio assessorato, vediamo cosa viene fuori e speriamo appunto che magari da questo possano venire fuori buone notizie per tutto il territorio, per i cittadini lentinesi e non solo della zona nord della provincia di Siracusa. Grazie.